È una vicenda che ci ha ovviamente fatto molto male, soprattutto a una struttura come la nostra. Noi, pur di avere un vaccino in più, siamo andati ovunque, siamo andati nei bar, nelle pizzerie, nei dormitori, in qualsiasi luogo c'era la possibilità di vaccinare anche una o due persone. Noi siamo andati. Immaginare che qualcuno, soprattutto qualcuno del Servizio Sanitario Nazionale, possa permettersi addirittura di buttare delle dosi di vaccino, di far finta di somministrarle, tradendo tre volte, tradendo la propria identità, la propria missione, tradendo la società, rinunciando a quelli che sono i principi della buona medicina, cioè è una cosa che è assolutamente sconvolgente. Per fortuna è finita, ed è finita anche subito. Io ringrazio le forze dell'ordine che hanno determinato la Digos, in particolare, che ha realizzato questa operazione, per la collaborazione, soprattutto per la rapidità con cui hanno fatto tutto, evitandoci di dover sottostare ancora a questa sofferenza quotidiana di vedere persone che si comportavano in questo modo. Tutto è bene, quel che finisce bene è un monito. Abbiamo ancora tanta strada da fare, tanta strada da fare a convincere le persone. E se c'è un dato positivo in questa vicenda è che almeno dietro questa vicenda non c'è una ideologia Novax, c'è una volgare storia di soldi, e questo è una cosa che tutto sommato, nella gravità dell'episodio, è la cosa che un po' ci rincuore. Abbiamo già dato mandato ai legali della struttura commissariale di valutare la nostra costituzione di parte civile in un eventuale processo.